kebab non potranno aprire, ma sono una riga su un documento di più di 20 pagine, quindi io credo che bisogna vedere questo regolamento per quello che è, cioè la salvaguardia delle nostre tradizioni e lavorare soprattutto sulla qualità, quindi fare sì che questa città cresca sempre di più. No ai prodotti etnici all'interno delle mura cittadine, sì invece ai sapori del territorio e alla filiera corta. Questo è uno dei punti del nuovo regolamento per la tutela e il decoro del centro storico, che era già stato rinominato Antikebab, approvato dal Consiglio Comunale Aretino. Ha tre grandi aree: la prima che va a tutelare quelle che sono le attività commerciali che noi consideriamo non idonee a un centro storico come il nostro, e quindi andiamo sia dalle attività artigianali non di tipicità italiana fino ad arrivare comunque a tutti quelli che hanno a che fare con oli lubrificanti o comunque con delle attività che possono comunque mettere a rischio il patrimonio. Oltre a questo andiamo verso comunque la tutela anche da parte degli organizzatori degli eventi, quindi chi organizza degli eventi in centro dovrà pulire le piazze in modo più veloce. E la terza attività invece riguarda principalmente il decoro, e quindi andremo comunque a normare anche quella che è una cosa semplicemente estetica, quindi le vetrine dei negozi non si potrà più ammassare il materiale, non potranno essere più attaccati centinaia di adesivi, scritte lampeggianti, quindi si cerca di andare verso comunque un livello qualitativo molto alto del nostro centro storico, per far sì che il turista che viene trovi comunque una città accogliente. Il centro sarà così suddiviso in due zone con diverse restrizioni, la zona 1 con prescrizioni più stringenti ed una zona 2 con minori vincoli. La zona 1 è quella che consideriamo un pochino più di pregio, e quindi tutta la parte alta della città, Corso Italia, fino ad arrivare a via Guido Monaco, e mentre la zona 2 è tutto il resto che è diciamo sempre comunque all'interno delle mura. Le attività ad oggi esistenti non avranno le prescrizioni previste, tuttavia non potranno essere ampliate. Diciamo che chi è già attivo in centro non dovrà assolutamente fare niente, potrà continuare ad andare avanti, quindi questo regola tutte le nuove attività.